Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo di nuovo qui con il secondo episodio dei giovani talenti che troveremo in FIFA 15. Oggi vi ho portato tre giocatori che mi avete consigliato. Andiamo subito ad analizzare questi tre giocatori. Vediamo subito il primo giocatore. Balde Diao Keita, attaccante esterno della Lazio, classe 95, nazionalità spagnola. E penso che abbia anche passaporto senegalese per i suoi genitori, insomma. Allora, questo giocatore è un fenomeno. È un fenomeno nel senso che in Serie A, in quel ruolo lì, sicuramente si fa notare tra i primi tre per fisico imponente. È quello che si dice, diciamo, un attaccante moderno. Ha una grande velocità nel breve e un grandissimo fiuto nel gol. Un'ottima tecnica e è un giocatore ambidestro, quindi può giocare teoricamente sia a destra che a sinistra. Lui predilige la fascia sinistra, così può magari rientrare, puntare l'uomo, rientrare e magari andare a tiro se si riesce. Qui sotto intanto state vedendo i video della sua gran tecnica, cioè questo giocatore ha una tecnica spaventosa, è un prodotto della cantera, della primavera del Barcellona, quindi è stato corteggiato fin da giovane da tutte le più grandi squadre d'Europa, Manchester City, United, Arsenal, Liverpool, eccetera. Ma nel 2010 la Lazio è riuscita a fare questo colpaccio, sbaragliando tutta la concorrenza, anticipando tutti. A chi assomiglia questo giocatore? Questo giocatore, per la sua tecnica, ricorda molto Malouda. Poi chi lo sa se avrà lo stesso futuro da campione quale è stato Malouda, oppure se finirà lì, insomma, dove è arrivato ora. Speriamo di no, gli auguriamo tutto il meglio possibile, insomma. Secondo giocatore di questo episodio, Maxime Lestien. Maxime Lestien è un attaccante, un'ala, insomma, belga. Gioca nella Lazio, è arrivato in prestito dal Bruges, o come si pronuncia, insomma. E, classe 92, è sicuramente stato uno dei giocatori più ricercati di quest'ultimo calciomercato, di quest'estate, insomma. E, allora, questo giocatore è un mancino naturale. L'esterno è il classico attaccante che ideale per i 4-3-3 o comunque moduli che hanno tre punte. Il Genoa appunto gioca con un 3-4-3 solitamente, quindi sicuramente farà molto molto bene secondo me al Genoa. È un giocatore rapido, ama puntare l'uomo e quando gioca sulla destra spesso rientra sul mancino per calciare in porta. La caratteristica principale di questo giocatore, secondo me, è che hanno in pochissimi, è che è un giocatore che non è assolutamente egoista, ovvero non è che cerca sempre di tirare in porta, ma anzi, negli anni in cui ha giocato è sempre, quasi sempre andato in doppia cifra come assist, quindi sicuramente farà bene alle punte del Genoa, insomma, un esterno del genere che punta e ti mette la palla in mezzo, insomma, per segnare. Lestien, a chi assomiglia? Lui stesso si è detto di assomigliare a Robben. Chi lo sa se si è tirato una gufata oppure se veramente il suo cammino è come quello che è stato quello di Robben, insomma. Ultimo giocatore di questo episodio, non ultimo perché è quello che vale meno, ma semplicemente perché volevo chiudere alla grande, in strabellezza. Per chi ha seguito la mia carriera sa che questo giocatore qui è uno spettacolo per gli occhi, veramente. Nato il mio stesso giorno, 16 dicembre, vi presento signori Ryan Gold. Ryan Gold è trequartista, ora gioca allo Sporting Lisbona, di nazionalità scozzese. Ed è mancino. Allora, lui predilige il ruolo di trequartista, ma a volte è stato anche impiegato come ala destra per rientrare e calciare. In questa stagione ha segnato tantissimo, ma si distingue dagli altri per la precisione dei suoi passaggi e dalla freddezza che ha quando gioca lì sulla tre quarti, cioè veramente devastante. Classe 95, ma sembra che abbia veramente 10-15 anni di esperienza. Guardate qui i video, fa dei passaggi mostruosi, mette il compagno, cioè la palla va esattamente dove il compagno arriverà per calciare in porta, veramente uno spettacolo.
In patria lo chiamano il folletto, mentre all'estero è noto come il Messi scozzese, e già di qui capiamo tantissime tantissime cose. E niente, questo giocatore, come ho già detto, possiede qualità tecniche veramente molto rare per quel campionato, infatti, e in generale per quella zona, insomma. Tra i pro ci sono sicuramente la velocità, l'agilità e il dribbling, come notate dal video, avete visto dalla carta, insomma, che ha su FIFA. E, tra i contro, purtroppo, la poca forza fisica e la totale mancanza di difendere. Chiaramente non è un problema per il ruolo che ha, ma comunque è da riscontrare, insomma. E niente, ragazzi, questo giocatore, io ne sono innamorato, Ryan Gold, veramente, perché in questa carriera di FIFA 14 ha dato tantissimo. Lasciate tantissimi like per chi ha seguito la mia carriera e conosce questo giocatore, ha vissuto la storia che ho vissuto io con lui, i gol, gli assist, eccetera eccetera eccetera. Questo episodio finisce qui. Come sempre, ragazzi, un bel like, scrivetemi nei commenti i giocatori che dovrò portarvi nel prossimo episodio, insomma, che pensate anche voi che possono diventare dei futuri campioni, appunto, chissà quali campioni. E niente, ragazzi, se siete nuovi e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Come al solito è stato un piacere, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!